Soffri di mal di schiena e ti hanno detto che è il diaframma? Vuoi imparare la respirazione diaframmatica come i più grandi cantanti al mondo? Ciao ragazzi, Gianluca Italiano, fisioterapista, almafisio.com e in questo video parliamo di uno dei muscoli più importanti del corpo, il diaframma. Il diaframma è un muscolo speciale. È speciale per la sua grandezza, per dove è posizionato ed è speciale per la sua funzione. La respirazione. Ogni volta che inspiri ed espiri, è il diaframma che contraendosi fa abbassare la gabbia toracica e allargare le costole, e rilassandosi fa abbassare le costole e permette l'aria di uscire. Il diaframma è così importante che anche a livello evolutivo c'è stato un meccanismo per proteggerlo. Qual è questo meccanismo? Il fatto che sia innervato da dei nervi che partono da molto in alto a livello della colonna. Mettiamo che tu sei un guerriero, mettiamo che tu sei un cacciatore della savana e abbia avuto una lesione a livello della schiena. A quel livello il midollo può essersi lesionato e quindi darti dei disturbi lungo tutte le gambe. Essenzialmente se hai una lesione del midollo non puoi più muovere le gambe. Se anche il diaframma fosse coinvolto, visto che si trova a questo livello, tu moriresti immediatamente o avresti un maggior possibilità di morire, perché il diaframma è troppo importante per la tua salute, la respirazione è centrale. Per fortuna però a livello evolutivo il diaframma è innervato a livello del collo e quindi anche se uno ha una lesione molto alta non mette a repentaglio i propri parametri vitali e continua a respirare. Il diaframma funziona come questa siringa. Quando io tiro su lo stantuffo, l'acqua entra e quando lo stantuffo scende, l'acqua esce. Ecco, il diaframma è la parte nera, è quel muscolo che si mette tra le due cavità, i polmoni, l'intestino, e permette quando si abbassa che l'aria entra e quando si alza che l'aria esca. Avendo questa particolare anatomia capirete che è estremamente importante. Non solo influenza la respirazione, ma influenza anche la peristalsi, il movimento intestinale. Attraverso il diaframma ci sono vari passaggi in cui passano le arterie, passano le vene e passano anche alcuni organi. Nel reflusso gastroesofageo il diaframma ha un ruolo estremamente importante perché aiuta la chiusura dello sfintere tra stomaco ed esofago. Avrai capito quindi l'importanza del diaframma. Adesso sicuramente vuoi capire come allenarlo. Ogni volta che vado in palestra, in una qualsiasi classe di gruppo, c'è sempre l'esercizio con le due mani, una sulla pancia e una sul torace, in cui ti insegnano di inspirare buttando la pancia in fuori. Questa per tanti è definita respirazione diaframmatica, ma sarà quella giusta? Se andiamo a guardare qualsiasi libro di anatomia e di fisiologia, vediamo che la contrazione del diaframma deve essere supportata dalla contrazione degli addominali. Ovvero, il diaframma appunto essendo un muscolo a cupola, per abbassarsi deve prendere leva su tutte le pareti circostanti. Quindi si contrae ma deve avere qualcosa su cui agganciarsi. Quando la pancia va in fuori, il diaframma non ha niente su cui agganciarsi, ma anzi fa molta più fatica perché i muscoli qui sono rilassati. Al contrario, quando teniamo la pancia dura e l'ombelico in dentro, il diaframma ha una buona leva e infatti facciamo una respirazione profonda e la gabbia toracica si apre al massimo. Avendo capito il movimento polmonare, avendolo paragonato a una siringa, come possiamo spiegarci il fatto che per respirare bene, per respirare di diaframma, la pancia deve uscire fuori? Non ha tanto senso. Una buona respirazione è quella che apre la gabbia toracica, non è quella che butta la pancia in fuori. Buttando la pancia in fuori non stiamo altro che rilassando i muscoli addominali e mettiamo in difficoltà il diaframma che non sa più dove attaccarsi. Cosa devi fare quindi per avere una buona respirazione diaframmatica? Quello che hai sempre fatto, la cosa più semplice e naturale, quando inspiri riempi il petto, riempi la gabbia toracica. Più la gabbia toracica si apre, si espande, più aria entrerà e più il diaframma si starà contraendo perché avvenga questa cosa. Il diaframma ha bisogno di una buona contrazione addominale, quindi se vogliamo fare una respirazione diaframmatica, teniamo la pancia in dentro, teniamo l'addome contratto, ombelico in dentro, pancia contratto e inspira. A dire il vero non c'è neanche bisogno di questo, quando inspiri bene col petto in fuori, l'addome si contrae automaticamente. Sono movimenti che hai imparato fin da piccolo, sono movimenti chiari e precisi
che non devi far fatica a stimolare, ma che fanno parte già del tuo corredo automatico. Diverso è se hai avuto un trauma, una lesione, un intervento chirurgico. In quel caso con il fisioterapista imparerai come riattivare certi muscoli. Ma se adesso stai facendo attività fisica, ma se adesso vuoi migliorare la tua respirazione, se adesso vuoi imparare la respirazione diaframmatica, semplicemente respira, respira, respira riempiendo il petto. Il modo migliore per allenare il diaframma è quello più semplice, arrivare ad avere fiatone. Fatti una bella corsa, fatti una bella nuotata, fai una bella serie di flessioni. Sentire il fiatone è il modo migliore per allenare il diaframma, non ci sono segreti. Ogni 4-5 anni salta fuori una nuova sindrome, una nuova moda, prendendo un nome a caso di un muscolo strano per giustificare tutti quelli che sono i tuoi sintomi, per giustificare tutte quelle che sono le terapie da proporre. Non ha assolutamente senso. Il tuo corpo è perfetto, il tuo diaframma sa già cosa fare, devi solo allenarlo a contrarsi di più, devi solo metterti in movimento. Per cui niente pipe mentali col diaframma, è un muscolo molto utile, cerchiamo di farlo allenare respirando il più possibile e facendo attività fisica che ci porti ad avere il fiatone. Non ci sono respirazioni speciali, non ci sono modi migliori se non continuare ripetutamente ad allenarsi.